bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia. Oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. Finché i cretini fanno, finché i cretini fanno boh, tutto resta uguale. Ma se i bambini fanno oh, 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 basta la vocale, io mi vergogno un po'. Invece i grandi fanno no, ah, io chiedo asilo, io chiedo asilo. Come i leoni, io voglio andare a gattoni. Cos'è l'amore? È tutto un fumetto di strane parole che io non ho letto. Voglio tornare a fare oh, voglio tornare a fare ore oh, oh. Il nostro cantautore è arrivato, ragazzi, qui in studio si ballava. Noi siamo contenti, contenti davvero, prima di tutto, dopo aver incantato e fatto emozionare tutti al nostro Festival di Sanremo, perché nel 2005 il nostro Povia, Giuseppe Povia, ci portò questo capolavoro. Io dico che era diventato un tormentone, è diventato invece dopo, subito dopo, la storia della canzone italiana, perché tutti conosciamo questo brano, non bisogna dire il contrario, ragazzi, perché le canzoni belle italiane ce ne sono e una è questa qui. Allora nel 2005, quindi questo è un pezzo del 2005, subito dopo, l'anno dopo, nel 2006, vince Sanremo, Vorrei avere il becco, vincitore del festival, del 56esimo Festival di Sanremo. 2008, secondo classificato con Luca Araghei. Poi nel 2010, un decimo posto con la canzone La Verità, ispirata a Eluana Englaro. Oddio, io a mio modesto parere quel pezzo meritava di più. Ragazzi, poi ci sono 7 dischi di platino, Leone d'argento alla carriera, premio Sala Stampa e Radio TV a Sanremo, premio Mogol. Ragazzi, abbiamo con noi, quindi, questa sera su Radio Antena Musica, abbiamo il nostro cantautore milanese Giuseppe Povia. Buonasera Giuseppe, ben trovato su Radio Antena Musica. Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera davvero, noi siamo felicissimi di averti sulla nostra radio, siamo davvero davvero contenti, ti aspettavamo questa settimana, si parlava su Fondi, Gaeta, Sperlonga che conoscerai bene, Latina, si parlava molto di te, quindi ti stavamo aspettando. Beh sì, no, sono contento di questa intervista, anche perché avere un po' di spazio per promuovere la musica soprattutto nuova è oggi è veramente da contare sulle, come le briciole. Qualcosa di bello hai regalato a noi e siamo davvero soddisfatti anche perché ci hai realizzato questo ultimo brano dell'album Imperfetto. Che torneremo Italia, che ne andremo a parlare tra poco, qualcosa di veramente straordinario, stai scrivendo molte cose, noi siamo davvero contenti Giuseppe, davvero, guarda. Mi ringrazio, sì. Ma anche perché so che ti sei organizzato, pari in una cantina ultimamente. Sì, e quando c'è stato il primo lockdown avevo due possibilità, o mi deprimevo oppure mi facevo un disco per sentirmi vivo, ho scelto la seconda. Ecco, quindi c'è bisogno di alzare un po' la testa, di ritrovare quel carisma, no? Quel carisma che sicuramente in un periodo un po', diciamo chiuso, ecco, un periodo chiuso non ci permette di fare musica, non ci permette di fare live, che poi noi siamo fans che dobbiamo venire a sentire, è un obbligo perché la musica va ascoltata anche nei live, ne sono particolarmente convinto. Allora io, Giuseppe, voglio farti molte domande partiamo da lì, da quel Sanremo nel 2005, arriva i bambini fanno un Sanremo 2005 che era diciamo un po' spento, arrivi te che questa canzone è rimasta, ha toccato. Sì, mi è stata data un'occasione importante, quella di salire sul palcoscenico di Sanremo da emergente. All'inizio dovevo partecipare alla gara, poi invece è venuto fuori che questa canzone l'avevo praticamente cantata dovunque. Sì. Ma Bonolis fu di grande cuore perché mi volle lo stesso sul palcoscenico di Sanremo. In quell'anno probabilmente c'erano delle canzoni che magari annoiavano il pubblico e si vede che è andata bene a me con questa Bambini fanno. Un pochino, era un po' spento, diciamo che questo lo chiamavano tormentone, come dicevo prima, che poi è rimasto. Poi nel 2006 partecipi con un grande pezzo che vai a vincere Sanremo, magari anche inaspettato. Sì, probabilmente ho preso i voti dell'anno prima, perché l'anno prima potevo partecipare alla gara e dovevo partecipare e non ho potuto, e l'anno dopo probabilmente la gente ha voluto premiarmi per il successo anche dell'anno prima. Poi la canzone Vorrei avere il becco, sì, è stata comunque di grande impatto, parlava ai miei nonnini che sono morti, che sono stati insieme 50 anni come due piccioncini. Insomma, era un bel discorso anche quella canzone, però credo che i voti siano arrivati per l'anno prima. Giuseppe, raccontaci quando scendevi quella scala, io lo chiamo la scala dell'Ariston, che Virnalisi disse che avevi vinto il 56esimo Festival di Sanremo, che cosa ti è passato in mente? No, vabbè, quando scendi la scala pensi, la prima cosa che pensi è adesso cado, poi invece arrivi fino in fondo, adesso svengo, poi adesso stono e è finita la canzone. Vabbè, sono tutte cose che poi vai a percepire dopo, no? Sicuramente sì, sono tutti flash che poi ti passano, no? Subito dopo, però è stato veramente un bel festival e vogliamo ascoltare un attimino quella parte e ci ritroviamo tra poco. Celebrità nel mondo, una nostra grande attrice italiana, Virnalisi. Allora Virna, è un momento molto importante, molto importante. Accanto a me io vorrei anche chiamare il sindaco di Sanremo. So che adesso dire questa cosa può
così si può sentire un po' di... però ci siamo accertati che si può fare, non è che voglio andare in galera l'ultimo quarto d'ora. Claudio Borea, sindaco di Sanremo, che non so in che modo ma ce l'ha fatta a essere qua su questo palcoscenico. Allora, la presenza di Virna è il nome che stai per fare, il nome di un gruppo, il nome di sì. qualsiasi esso sia, è un nome importante. Sì. Ti reggo io il Grazie. Microfono. Allora. L'abbiamo fatto apposta, così sì, che non, per avere più tempo per. Allora. E allora vince la 56esima edizione del Festival della Musica Italiana. Tienimi la bustina. Certo. Grazie. Vince Bovia. Bovia, vorrei avere il becco. Vorrei avere. Ah, ma che bello sentire ancora queste frasi, questa bellezza di Sanremo. Giuseppe, cosa ti sta provando questa emozione? Sicuramente è un'emozione forte per te. Beh, l'emozione più grande è il fatto che poi entri nell'Albo d'Oro di Sanremo e sei uno dei... Adesso non so che edizione sono arrivati, alla 71esima credo, quindi sei uno dei 71 vincitori. Oddio, io però posso dirti una cosa, io lo ricordo volentieri questo Sanremo, lo ricordo volentieri perché c'era spensieratezza ancora. Giuseppe, c'era ancora spensieratezza. Quello che voglio dire è quello che ci interessa poi, no? Perché questo Sanremo fu bello per la canzone, per la vittoria della canzone, che era bello, il brano era bello, lo vogliamo ascoltare e vogliamo parlare con Giuseppe di temi molto importanti. Ci troviamo per accontentarmi. Edizione del Festival di Sanremo. Concentrato e molto attento. Sì, ma con la testa fra le nuvole. Capire i sentimenti quando nascono e quando muoiono, perciò vorrei avere i sensi per sentire il pericolo. Se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, ce l'ha fatta mia nonna per 50 anni col mio nonno in campagna, più o meno come fa un piccione. Lo so che è brutto il paragone, però vivrei con l'emozione di dare fiducia a chi mi tira il pane. Più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione. Ti starei vicino nei momenti di crisi e lontano quando me lo chiedi. Dimmi che ci credi e che ti fidi. Un giorno avevo il vento che mi accompagnava su una tegola. A volte sono solo e mi spavento. Cosa ci fanno due piccioni in una favola, se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, me l'ha detto mia nonna, non sai quante volte non pensavo a tuo nonno. Più o meno come fa un piccione, e mica come le persone che a causa dei particolari mandano per aria sogni e grandi amori. Camminerò come un piccione, a piedi nudi sull'asfalto. Chi guida crede che mi mette sotto, ma io con un salto all'ultimo momento volerò, ma non troppo in alto, perché il segreto è volare basso. E un piccione vola basso, ma è per questo che ti fa un dispetto, ma è per questo che anche io non lo so. Noi però alla fine resteremo insieme, più o meno come fa un piccione. L'amore sopra il cornicione, ti starò vicino nei momenti di crisi e lontano quando me lo chiedi. Dimmi che ci credi. Sveglieremo la mattina, due cuori sotto una campana. Abbiamo ricordato il pezzo vincitrice del 56esimo Festival di Sanremo con
Giuseppe Povia, per chi si è messo da poco in collegamento su Radio Antena Musica e con le nostre radio in collaborazione, vi dico che abbiamo il nostro cantautore milanese che ci ha raccontato adesso un po' di storia della canzone italiana. Abbiamo ascoltato Vorrei avere il becco, che ci dice, come dicevo, del 56esimo Festival di Sanremo. Giuseppe, la canzone è sempre bella. Questa è diventata nostra, lo sai che non sei più, non fa parte più di te, questa è nostra, se permetti. Sì, sì, le canzoni a un certo punto quando diventano poi pubbliche non sono più tue, ed è bello anche questo, che ti ritrovi sul palcoscenico. Io le cambicchio, diciamo, nei live, però le lascio comunque sempre più o meno come le ho fatte nei dischi, e la gente le può cantare dall'inizio alla fine senza aspettarsi sorprese. C'è soddisfazione sicuramente quando trovi un brano che la gente ti canta dietro, anche perché molto tempo che non fai più live, Giuseppe, giusto? Un anno, da quando è partito il lockdown, ho perso un centinaio di concerti. Un centinaio di concerti. Io dico che ci rifaremo, abbiamo toccato l'abisso, ci rifaremo, ci rifaremo davvero, torneremo più forti di prima, perlomeno lo spero, ma ne parleremo dopo. Allora, poi arriva un secondo posto nel 2009, giusto? 2009 era Luca era gay, cominci a toccare temi molto importanti, Giuseppe. Beh sì, il tema importante era Che coi bambini fanno, che io ritengo essere la canzone più politica che ho. Poi c'è stata Vorrei avere il becco, che parlava comunque dell'unione, della famiglia, delle persone che stanno insieme nonostante anche le crisi, che riescono a mandare avanti appunto la baracca. E poi Luca era gay, che parla invece di un argomento molto controverso, ma in realtà volevo solo raccontare la storia di questa persona che a un certo punto non stava più bene nella sua condizione e ha cercato una strada per stare bene. Diciamo che gay o etero doveva essere un dettaglio, poi mi sono piovute le peggiori critiche. Sì, so che ultimamente pure ci sono state un po' di critiche, ma io dico che siamo abbastanza avanti per capire le battute, per capire, io ho seguito quella parte dalla Balivo, però dico che siamo molto avanti per capire le battute, magari ecco uno... Ci deve essere pure un po' di leggerezza nelle cose, sicuramente i temi sono molto importanti, sono molto non bisogna mai abbassare la guardia, però insomma un po' di leggerezza a volte serve. Questo pezzo ha avuto molte critiche a quel periodo, Giuseppe? Beh, tantissime critiche, perché magari uno sulla televisione pubblica in diretta mondiale è visto come uno che vuole fare il furbo, in realtà a distanza di anni ho avuto modo di dimostrare a chi mi segue che a me le tematiche sociali mi piacciono un sacco, ho fatto tanti dischi trattando dei temi importanti, non soltanto insomma il tema dell'omosessualità, anche il tema della finanza, dell'economia, ecco. Perché no, del revisionismo storico, della politica, sono argomenti che mi piacciono molto, lo so che tendo a dividere le opinioni, però mi piace, che ci devo fare, non posso reprimere. È bella questa cosa che tu fai, trovi i temi sempre attuali, li colleghi alla musica, è qualcosa che quindi piace, ti piace molto fare questa cosa? Sì, mi piace guardarmi in giro, essendo un cantautore mi piace tradurre in musica delle cose che nessuno traduce, perché capisco che ci sia paura di non poter più lavorare, però è bello anche rischiare. Anche perché nel 2010 poi torni a Sanremo con La verità, che è ispirata a Eluana Englara, insomma, continui ancora a toccare temi importanti, come dicevi prima, legata a una bella canzone, perché la trovo molto bella, come ti dicevo all'inizio, secondo me un po' penalizzata, secondo me meritava qualcosa in più. Beh sì, La verità per esempio è stata etichettata come la canzone inno all'eutanasia, in realtà tuttora molte persone fanno questo errore, ma è un errore che comunque viene fatto perché uno magari legge su Google, in realtà poi dopo io spiego che la canzone non parla di eutanasia, ma parla di una vita oltre la morte, anzi tra l'altro non sapevo neanche che cosa volesse dire eutanasia nel 2010. Quindi ti voglio fare una domanda ben precisa, tu pensi che il tuo modo di far musica non sia più adatto per Sanremo, Popia? Beh, dipende sempre dalla volontà della conduzione artistica e della direzione artistica. Se una persona decide di portare Povia sul palcoscenico si deve prendere sicuramente tutte le sue responsabilità
deve proteggere quello che porta sul palco Povia, perché comunque a me piace portare dei temi particolari, e quindi è difficile, è sempre più difficile entrare a Sanremo, questo è vero. Ultimamente è diventato molto folcloristico, quest'anno sembrava quasi più un gay pride piuttosto che un festival di Sanremo. Quindi tu hai provato a presentare un pezzo, diciamo, di un tema importante e, diciamo, è stato rifiutato? Sì, sì, quest'anno ho presentato Torneremo Italia, ma ogni anno presento un pezzo, solo che è difficile entrare quando c'hai un tema che può creare un dibattito. Poi, secondo me, le polemiche non esistono, esistono soltanto delle persone che hanno delle opinioni diverse dalle tue, però la democrazia esiste anche per questo. Opinioni diverse dalle tue, ma forse uno quando dice la verità nella vita, Giuseppe, dà fastidio? Vabbè, poi sai, ognuno difende la sua di verità. A me quando faccio le canzoni piace molto documentare tutto quello che canto, perché mi piace fare tutti questi video informativi su internet per cercare di avvicinare più persone alla mia musica, di acquistare il mio disco. Sono un'autoproduzione, quindi diciamo che vivo un po' abbastanza nella disperazione artistica, però ho dei bei contenuti, ho delle tematiche molto importanti e serie, quindi perché no? Sono temi importanti, poi l'economia. Io so che ti sei rimesso a studiare, hai studiato molte cose sull'economia, sulla finanza. La trovo bella questa cosa, davvero. L'economia è bella, cioè se tu capisci i sistemi base dell'economia e soprattutto se studi dove vanno gli inglesi e la loro finanza, penso che vedi il futuro avanti di 20 anni. Ecco, quindi non smetteresti mai poi di aggiornarti, questa è la sintesi pure. Beh, se vuoi toccare un determinato tema, sicuramente prima ti devi preparare. Quindi su questo album io trovo molte cose inerenti a quello che stavamo dicendo, quindi Torneremo Italia, che è questo brano che andremo ad ascoltare tra poco, è un tema importante. È dedicata a mio papà che se n'è andato il 7 febbraio, alle mie sorelle, a mia mamma, e ad un'Italia che negli anni 70-80 era un'Italia più pragmatica. Sì, è vero che il progresso ci aiuta a fare delle cose in comodità che prima magari non potevamo fare, però a volte abusiamo troppo del progresso e ci rincoglioniamo, per dirla tra noi. Quell'Italia lì invece era un'Italia un po' più pratica, un po' più sociale, funzionava anche sul piano economico, ogni scusa era buona per piazzare due borse ai giardini e fare la partita. Ci amavamo senza i telefonini, non c'erano tutte queste morbosi delle foto che ti mandi da dietro un profilo schermato dove ti devi ritoccare perché non ti piaci. Era un'Italia più pratica, dai, accettava di più i propri difetti. Più pratica, magari mi ricordo pure che ogni tanto ti davano uno scappellotto il maestro, no? Scappellotto, come per dire, ti cercavano di insegnare, ti capitava pure a te, insomma, è successo un po' a tutti. Sì, la scuola insegnava, oltre ai genitori. Secondo me i genitori e i professori che camminavano insieme riuscivano a crescere dei figli che erano un pochettino più duri, e soprattutto delle classi politiche che poi erano un pochettino più dure e meno paracule. Oggi invece è tutto il contrario, si vive sul consenso, sui like, sui selfie, su tante chiacchiere, ma alla fine poi la politica soprattutto è molto distante dai cittadini. Allora andiamo a ascoltare Torneremo Italia e ci ritroviamo tra poco. Mare ascoltando i Pink Floyd dei Duran, era l'Italia delle... Io dico che è un tema molto importante. Poi la canzone è davvero bella, a me piace. Povia, io penso che questo brano sia... Prima di tutto ho visto molte visualizzazioni, il che questo periodo equivale a molte gente live. No, ho capito la domanda, scusa, è andata via la linea. Dicevo, ho visto molte visualizzazioni su questo pezzo, che equivale ad avere il pubblico, ad avere come fosse un live. Ecco, io la cosa che posso avere, della quale mi posso rincuorare, è il fatto che ai live c'è sempre un sacco di gente che ti dimostra un sacco di affetto e di calore. Poi la gente, se tu le stai vicino e non la tieni distante, cerchi di coinvolgerla, la gente ti ripaga con l'emozione, con gli applausi, con gli abbracci. Speriamo di ritornare quell'Italia lì.
Torniamo più forti. Io penso che torneremo più forti, più attaccati alla vita pure, specialmente per quello che è successo. Poi c'è quest'altro brano, Fanculo il debito, che serve veramente cercare di ritrovare una soluzione a tutto ciò, giusto Giuseppe? Un economista famosissimo di nome Charles Goodhart ha detto: sono 300 anni che dicono che il debito pubblico è un problema e sono 300 anni che non lo è. In realtà, se uno Stato controlla il sistema monetario come la Cina, il Giappone, la Gran Bretagna, la Svizzera, insomma tutti questi paesi che hanno ancora una loro moneta, sì. Ecco, se una nazione ha il controllo del sistema monetario, si indebita con se stessa, quindi il debito pubblico è un fantasma, come diceva questo economista, come lo dicono anche altri economisti, anche premi Nobel. E quindi fanculo il debito significa: se dobbiamo salvare dei cittadini, chi se ne frega di ripagare un debito ad un computer di una banca centrale, che se non gli ripaghi il debito mica muore. Voglio farti una domanda: credi in questo governo non portato da noi lì, in questo nuovo governo Draghi? Vabbè, da 2011 che abbiamo più o meno governi tecnici o semitecnici, questo governo Draghi precisamente è un governo che continuerà a finalizzare il progetto di integrazione europea, come ha detto Draghi nel discorso, dicendo: chi sostiene questo governo sostiene l'irreversibilità dell'euro e quindi dell'Unione Europea, e quindi di cedere ancora indipendenza nazionale per andare ad acquisire indipendenza condivisa, cioè fare sempre di più il volere di un'Europa che è molto distante però dal fabbisogno dei cittadini. Ma oramai questa cosa la sanno tutti, veramente. Bene, allora noi andiamo a ascoltare Fanculo del debito, ci ritroviamo tra poco ancora con Povia. Passava la guardia l'Italia che aveva. Allora, tornati ancora su Radio Antena Musica, i nostri ascoltatori. Noi abbiamo il cantautore, per chi si è messo da poco in ascolto, il cantautore Povia, il milanese Povia. Giuseppe, io dico che questo debito pubblico è molto bella come canzone. Volevo sapere questo, di getto sono uscite queste canzoni oppure ci hai lavorato molto? Beh, guardo sicuramente quello che succede nella realtà e nell'attualità. Fanculo il debito l'ho scritta quando è arrivato il primo lockdown, e a un certo punto l'Europa continuava a dire che dovevamo ripagare questo debito, sì. Che finalmente si è svegliato il Presidente della Repubblica dicendo: l'Europa non ci ostacoli, cioè nel senso siamo tutti fermi, bisogna fare delle iniezioni di liquidità. E allora ho pensato: se dobbiamo salvare delle vite umane e dobbiamo potenziare la sanità, bisogna spendere dei soldi creandoli dal nulla, no? Come direbbe anche l'economista al primo anno di economia. Sì. Poi in realtà per la struttura sanitaria hanno fatto poco, peccato. Questo debito che sicuramente lo porteremo avanti per un po' di tempo, giusto? È un debito denominato in una moneta che non possiamo controllare, quindi è un debito vero. Quando invece era denominato in una moneta che potevamo controllare, cioè la lira, era un debito fantasma, esisteva, ma era come quello del Giappone o della Cina o dell'America, cioè non era un problema. Allora, sicuramente è una domanda che ti vado a fare, che è un po' prematura, insomma, perché sono tanti i successi che hai fatto, però voglio sapere se ancora stai scrivendo su questi temi oppure stai portando il tiro su altri temi, insomma. No, vabbè, adesso ho appena pubblicato il disco Imperfetto, che ho fatto tutto in cantina da solo, autoprodotto, mixato, masterizzato, sì. Lo vendo tramite mail, lo mando con la versione in alta qualità 24 bit, quindi ancora di più del CD, e quindi mi voglio godere questo disco, però penserò ad altre cose più avanti. Bene, vogliamo ricordare a tutti i radioascoltatori dove si può acquistare l'album, dove si può acquistare, quindi magari ci fai una panoramica? Ah, è semplicissimo, uno mi segue su Facebook o su Instagram o su YouTube, sui miei canali social Giuseppe Povia, e lì ci sono tutti i contatti. In realtà è molto istantanea la cosa, non mi sono circondato di piattaforme digitali o cose esterne o cose discografiche. Ho deciso di autoprodurmi e di autogestirmi. Guarda, magari raccogli meno, però è più soddisfacente, cioè dà più soddisfazione. Tocchi con mano, vai a toccare con mano, in effetti, giusto?
Parli con la gente, certo. Dialoghi, ti mandi le mail, mando la videodedica, discutiamo su qualche pezzo, cioè c'è più interazione. Contatto diretto. Mi sembra che c'è anche un numero di cellulare. Sì, si trova sulle mie pagine. E questo è importante perché ecco, il contatto diretto che diceva Povia, si può quindi prenotare questo disco. Ragazzi, ci dobbiamo solo affrettare perché ne sono in uscita tanti, perché io lo sono certo che ci presenterà sicuramente altre situazioni prossimamente. Giuseppe, volevo parlare di quest'altro brano, Emigrazia, un tema sicuramente pure questo molto importante che ci riguarda. Chissà perché tutti lo chiamano Emigrazia, anche Paolo Del Debbio. In realtà si chiama Emigrazia perché doveva essere, diciamo, un'assonanza di una parodia della democrazia, cioè il potere all'immigrazione. E parla di un pensiero di Karl Marx del 1870, esatto. In cui Marx diceva che gli irlandesi che andavano in Inghilterra ed emigravano a frotte creavano appunto scontro sociale, religioso e politico, perché arrivavano e si accontentavano appunto di salari un pochino più bassi e quindi comprimevano il tenore di vita di chi stava già lì da tanti anni, cioè gli inglesi. E quindi ho visto che la storia delle migrazioni in generale è sempre la stessa, sia nell'impero romano di Occidente che si è un po' indebolito a causa dell'immigrazione appunto non controllata, così come quell'anno lì nel 1870 tra irlandesi e inglesi, e così adesso come sta accadendo da noi da una decina di anni. Giuseppe, perché pensi che l'immigrazione non sia controllata? Beh, l'Italia è la spiaggia d'Europa, le persone arrivano, è diventato un grande business sempre di più. Dalla morte di Gheddafi, con il quale magari qualche governo italiano riusciva anche a dialogare per cercare di limitare troppo un po' di più l'immigrazione. Adesso è diventato un business stratosferico, ma è tutto documentato in realtà. Se non ci fossero i 35 euro a migrante, nessuno diventerebbe accogliente, parliamoci chiaro. Ecco, questo è anche un altro tema molto molto importante. Io lo voglio ascoltare e voglio parlare ancora di questo brano. Invitano in TV. Italia ciao, Italia ciao, 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 si parla ancora di quel... Allora, bentornati ancora su Radio Antena Musica con il nostro cantautore Giuseppe Povia. Povia, io trovo questo pezzo fatto con la chitarra di un'estrema bellezza musicale. Vabbè, bella ciao, il merito è tutto di quella canzone lì, poi io ho soltanto cambiato il testo, l'ho diciamo aggiornato ad oggi. L'hai aggiornato, l'hai, come dire... fatto diventare poviano, giusto? Poviano, più che altro italiano, perché uno deve capire da che cosa è riuscito ad uscire, cioè da quel grande nazifascismo che aveva creato morti e distruzioni, e poi ci ritroviamo ancora in un nuovo nazismo a trazione tedesca in Europa, molto finanziario, molto tecnocratico e molto burocratico. Molto burocratico. Vedo che tra i tanti brani che hai scritto non ti sei fatto mancare niente. Mi hai scritto anche una canzone su Berlusconi. Sì, perché alla fine lui ha subito un colpo di stato nel 2011, è stato fatto fuori antidemocraticamente, senza entrare nel merito di come abbia governato Berlusconi, a parte che se guardiamo oggi era meglio Berlusconi, veramente, come ecco, il titolo della canzone. È il titolo della canzone, era meglio Berlusconi. Però insomma, sentì una dichiarazione molto, molto importante, secondo me, il ministro tuttora adesso Andrea Orlando, che allora era il ministro di non mi ricordo della giustizia, sì. Disse: o fate fuori Berlusconi o la Banca Centrale Europea chiude i rubinetti. Questi erano i dettami che arrivavano dall'Europa, quindi Berlusconi fu costretto a cedere le chiavi di casa e da lì è cominciato il patatrac: Monti, Letta, Gentiloni, Renzi, governo Conte 1, governo Conte 2, Conte 3, cioè Draghi, costretto. Non ce la facciamo più. Che brutta questa, ma no, perché la dici te, ma è brutta come è successo in effetti.
Beh sì, quando poi il popolo non ha modo di esprimersi e quando gli dai la possibilità di esprimersi, comunque sia, poi alla fine il Presidente della Repubblica mette sempre lì un tecnico, allora che le elezioni hanno meno senso di esistere. E questo è il pensiero di Giuseppe Prova, il nostro cantautore. Questo pezzo di Era meglio Berlusconi lo voglio ascoltare. Ci troviamo tra poco su Radio Antenna Musica. Mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so. Ebbene, io ho trovato molti brani di Giuseppe Povia, il nostro cantautore milanese italiano, perché dico che è stato veramente un bel racconto questa sera, un bel racconto dei suoi brani, un bel racconto del suo album Imperfetto. Abbiamo raccontato il nuovo brano Torneremo in Italia, ma abbiamo raccontato molti dei suoi brani che ha scritto, Fanculo al debito, poi c'era anche Cameriere, c'erano molti altri. Ragazzi, io voglio ancora ricordare dove acquistare, lo ricordiamo ancora con Giuseppe Povia. Giuseppe, ricordiamo ancora una volta per chi si è messo in ultimo in ascolto, dove bisogna, magari ecco, ci fa piacere prendere l'album, comprare l'album, magari se ce lo puoi ricordare. Sì, vabbè, di acquistare un album uno deve sapere anche un po' da dove viene, quindi sarò breve. L'album l'ho fatto interamente in cantina quando c'è stato il primo lockdown, per sentirmi vivo, perché sennò scoppiavo di depressione. E a un certo punto ho deciso di fare un disco che si chiama Imperfetto, perché l'ho fatto in cantina e poi perché tratta anche dei temi importantissimi, cioè non è perfettamente pop, nel senso che tratta temi di finanza, di economia, di debito pubblico, di politica, di sociale. E insomma, sono argomenti che mi stanno molto a cuore. Poi, essendo anche io padre di due bambine, padre di famiglia, mi girano anche un po' le scatole per la situazione sociale ed economica italiana. Quindi, se uno avesse piacere di comprare questo album e di aiutare l'autoproduzione, tanto non si impoverisce, non si arricchisce nessuno, almeno io ho modo di continuare a fare il cantautore, può trovare tutti i contatti sulle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube. Grazie davvero a Giuseppe Povia, io voglio dire che è stata veramente una bella serata con te. Giuseppe, noi ti diamo appuntamento prossimamente con i prossimi brani che scriverai, però ci fai una promessa che il prossimo Sanremo presenterai qualcosa anche per Radio Antenna Musica, per gli ascoltatori di Radio Antenna Musica, quindi per tutta l'Italia ma anche per noi. Assolutamente, solo per voi. Dai, io spero che ci siano belle cose prossimamente. Ti diamo un grande abbraccio virtuale, perché per adesso è così. Alla prossima, Giuseppe, grazie ancora. Un abbraccio a tutti, ciao grandi. Ciao, ciao Giuseppe. Ma che scemo vedi, però, e mi vergogno un po' perché